Nella quinta giornata del campionato di calcio di Serie C, Girone C, il Campobasso in Uninetti da maglia viola prova a superare allo stadio incontrato a Selvapiano lo scoglio Fidelis Andria. Per avere la maglia sugli avversari, l'allenatore rosso-blu Mirko Cudini si affida al classico 4-3-3 tutto votato alla geometria offensiva. Racichini tra i pali, Sbardella, Dalmazzi, Magri e Banzano nel blocco arretrato, mentre a Candellori, Bontà e Tengorang sono affidate le chiavi del centrocampo, a condire il reparto offensivo di Francesco Rossetti e Liguori. Dall'altro lato del campo l'Andria risponde con un 3-5-2 costruito per chiudere le maglie rosso-blu al centro del campo. Primo colpo interessante della partita porta la firma dei padroni di casa, Rossetti lesto prova a servire Di Francesco che però non riesce a trovare la conclusione. Pochi brividi ma tanto gioco fino al 30esimo quando su uno sviluppo di calcio d'angolo i lupi provano a mettere un timbro sulla partita. Protagonista è il capitano Francesco Bontà che accoglie l'invito di testa e prova a piazzarla in rete, il numero 1 Dini però fa sulla sfera. Dopo i ripetuti assalti ci prova ancora una volta il capitano dalla distanza a riscrivere la storia della partita, lo fa con un destro raso terra che però non inquadra lo specchio della porta. Il secondo tempo riprende a parti invertite, questa volta è l'Andria a provare ad incidere nel match grazie ad un tiro dalla distanza di buona volontà, ma Racichini si fa trovare pronto e blocca l'assalto. Al nono della ripresa però gioco duro in area di Sbardella con Bubas che finisce a terra, per l'arbitro non ci sono dubbi e calcio di rigore in favore dell'Andria. Dal dischetto il numero 19 prende la rincorsa a breve, spiazza Racichini, Campobasso 0, Andria 1. Quattro giri di lancetta più tardi ancora una volta Sbardella ad essere protagonista, questa volta in positivo con l'obiettivo di farsi perdonare. Lo fa con un cross che taglia a metà l'area avversaria, Di Francesco accoglie l'occasione di testa e prova a concludere, il pallone però finisce sul fondo. Tengorang da rimessa laterale appena fischiata dall'arbitro coglie di sorpresa la difesa avversaria, si lancia in avanti, dribbla il numero 1 e calcia in rete il pareggio dei lupi. Gli ospiti però non ci stanno e reclamano il mancato fair play dei rosso-blu per non aver restituito il pallone messo fuori per consentire ai sanitari di soccorrere Di Noia. Dopo qualche attimo di esitazione quindi gli uomini di Cudini restituiscono il favore e consentono a Bubas di ristabilire il vantaggio. A questo punto la partita torna a spegnersi, complice anche un Fidelis Andria che forte del vantaggio gioca d'attesa e prova a recuperare minuti preziosi effettuando tutti i cambi rimasti a sua disposizione, obiettivo rallentare il gioco e portare a casa i tre punti. Al 74esimo Vitali prova a lanciarsi in solitaria dalla fascia, si accentra e prova a concludere in rete, solo l'intervento di Dini gli dice di no. Quando siamo ormai sullo scadere del secondo tempo, sempre il numero 37 prova a scuotere i suoi lanciando un buon pallone al centro dell'area avversaria. Emausso si inserisce tra le maglie bianco-blu e prova ad insaccare di testa. Purtroppo per lui però il pallone si spegne sul fondo. La strategia dello sfiancamento psicologico messa in campo dai pugliesi ha l'effetto sperato, il Campobasso comincia a diventare progressivamente nervoso e consente sempre di più agli avversari. La sensazione è confermata quando ormai in pieno recupero l'Andria, grazie ad una progressione di Alberti, consente a Bolognese di concludere. Racichini gli dice di no, ma sulla ribattuta l'estremo rossoblu è costretto alla resa, con il numero 8 che firma il 3-1 per gli ospiti. Finisce qui con il Campobasso costretto alla resa contro l'Ala Fidelis in una partita che nonostante il 3-1 del tabellone non ha brillato dal punto di vista della costruzione tattica.